Dato che noi siamo per le fonti naturali di illuminazione, facciamo questi video in maniera molto spartana. Episodio 3, 4, non ne ho idea. Riassumiamo un po' le cose. Sono più o meno 2 settimane che siamo più o meno tutti in casa. E diciamo che per tirare un po' le somme, c'è stato un primo periodo in cui era tutto oddio, che cosa facciamo, cosa non facciamo, in cui tutti quanti no, ragazzi, si può fare questo, si può fare quello, si possono cacciare dinosauri da casa. Quindi, bene o male, passata alla parte iniziale, tutta un po' di confusione, frenesia e adattamento, diciamo che per la parte di mezzo tra la metà della prima settimana e la metà della seconda settimana, quindi a cavallo tra la prima e la seconda settimana, che non sono neanche usciti video, è semplicemente perché ho cercato più o meno di stabilire una routine, delle abitudini, delle cose, e soprattutto mi sono reso conto che è difficile, è una cosa molto più difficile del previsto. Per cui non mi sentivo neanche più di tanto ispirato per fare video, piuttosto che fare video in cui parlavo a caso. Ho detto, evitiamo. Comunque, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo proprio di questo. Di cose, spunti interessanti, al di là delle cose pratiche, sentite e risentite, di questo periodo di quarantena, di stare a casa, insomma. Chiamatelo un po' come vi pare. La prima cosa che sto notando in questi giorni è che un effetto positivo, che non è esattamente il termine migliore da usare in questi casi, però un effetto benefico che ci può essere è, almeno io, ho sperimentato questo, quello di stabilire delle abitudini, o meglio, non vi sto qui a dire ragazzi, stabilite delle abitudini. No, non sono la persona più indicata per farlo e trovate 557.000 video su YouTube di questo argomento. Vi sto dicendo io come la penso, cosa sto cercando di fare, e in questo caso è stabilire delle abitudini, non tanto delle abitudini fine a se stesse, ma quelle abitudini che un giorno, quando tra 750 anni usciremo da questo periodo, delle abitudini che vorrei mantenere, perché mi sono sempre detto sì questo, sì quello, però alla fine c'erano 3.000 questioni che mi impedivano di poter effettivamente stabilire delle abitudini, perché c'è, oddio, io vorrei tanto svegliarmi presto, vorrei diventare una persona estremamente mattiniera perché adoro fare le cose la mattina, non mi piace farle la notte, la sera. Io quando sto sveglio fino all'una, alle due, alle tre, sto male, come se mi sento in colpa, mi sento come se fossi un bambino che è andato a mangiarsi tutta la Nutella in cucina di nascosto. Per cui questa è una prima abitudine. Ecco, il fatto che in condizioni normali io mi svegliavo sì presto, ma spesso dovevo comunque andare all'università, comunque avevo un 10 minuti, 20 minuti di tempo che io adesso non ho più, cioè, o meglio, quel tempo si è andato a sommare al tempo di sonno, di quello che vogliamo. Per cui mi sono detto, proviamo a stabilirle adesso le abitudini che siamo in condizioni, tra virgolette, ideali, perché io non devo uscire di casa, non devo prepararmi, cioè devo semplicemente passare dal pigiama alla tuta, felpa, t-shirt, e tuta, guadagno un po' di tempi, sono delle condizioni ideali, quindi questo è il primo passo. Poi, quando tutto tornerà alla normalità, ci vorrà lo step successivo. Però intanto è bene iniziare in questo modo. E quindi sto cercando di fare queste cose, sto cercando di svegliarmi presto, ma presto, sempre allo stesso orario, che sono le 8:30. Credo di aver trovato anche un modo intelligente per svegliarmi, e può essere utile a tutti, e non solo in questo periodo, ma sempre. Vivendo comunque in casa con altre persone, quindi magari se vivete da soli questo può essere un po' meno efficace, ma non lo so, non l'ho provato. Vivendo in casa con altre persone, io cosa faccio? Metto una sveglia alle 8:30 al telefono, lascio il telefono in bagno. Intanto setto sul mio orologio, ma al posto dell'orologio potrebbe esserci un altro qualsiasi orologio, un'altra sveglia, un'altra qualsiasi cosa, se, che comunque faccia rumore a un certo orario. Metto una sveglia per 1 o 2 minuti prima, 8:29, 8:28, in modo che mi sveglia quello, se mi sveglio prima tanto meglio, mi sveglia quella sveglia, la sveglia dell'orologio in questo caso, e
E io ho un minuto di tempo per andare a disattivare la sveglia in bagno, che è comunque in un'altra stanza. Questo fa sì che io alla fine mi trovo in bagno, mi lavo la faccia, faccio la doccia eventualmente, e poi niente, vado a fare colazione. Insomma, una volta che uno è in piedi fa, si ripiglia quei 5-10 minuti. Basta, fine. È cosa che non mi capitava in altre situazioni. Le ho provate tutte per svegliarmi. In tempo, la mattina ho messo tre sveglie, due sveglie, una sveglia là sul comodino, là dall'altra parte. Addirittura ho usato un'applicazione che ti fa fare le foto, cioè tu per spegnere la sveglia devi fotografare qualcosa. E non ha funzionato. Io comunque tornavo in camera e dormivo. Questa cosa non lo so perché, non ne ho idea, ma mi sta facendo, cioè io torno in camera per mettere il telefono in carica, praticamente lo lascio la notte non in carica, ma giusto così, lo metto in carica in camera e non sono portato a buttarmi di nuovo a letto. È una cosa assurda. Probabilmente quando finirà tutto questo non sarà più così, però intanto mi accontento. Per cui, qual è la morale di questo video? Tentate, chi è d'accordo, a stabilirvi delle abitudini. Altra abitudine che sto cercando di stabilire è passare meno tempo su Instagram. Sono riuscito anche a diminuire abbastanza il mio tempo. Non mi spiego questa cosa, non mi spiego neanche questa cosa perché dovrei stare a casa al telefono tutto il giorno. Invece sto a casa tutto il giorno, ovviamente, come dovreste fare tutti. Ma non sto su Instagram. Non sto su Instagram. Leggo ed è una roba assurda. Basta iniziare a farlo anche per caso la sera. Io lo faccio la sera più o meno dopo cena. Avete risultati senza correre, senza sforzo. Poi queste cose un giorno, quando riprenderà tutto alla normalità, saranno delle cose così radicate magari dentro di noi che saremo quasi portati a organizzare le altre cose in funzione di queste, non il contrario, perché penso che sia questa la chiave. Comunque, è già durato abbastanza questo video, non so neanche se riuscirò a aspettarlo e caricarlo prima che la connessione venga saturata dalle violazioni, ma in ogni caso noi ci vediamo in un prossimo video.